Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Oggi vi voglio mostrare alcune novità alimentari che ho trovato girando tra gli scaffali del supermercato, perché il mio canale, oltre al make-up, tratta anche di prodotti alimentari, anche se non avete ancora visto video nuovi sui prodotti mangerecci, perché li facevo una volta e adesso non li sto facendo più. Ma questo non significa che io non vada più in cerca tra gli scaffali di prodotti novità, perché sono sempre curiosa di assaggiare cose nuove e quindi partiamo subito. Vi voglio segnalare che sono usciti questi mega muffin della Bauli triplo cacao choc, che hanno un cuore di cioccolato e soprattutto le cosine di cioccolato. Sono una confezione di 2 mega muffin. Sono enormi e sono troppo troppo buoni. E come ve lo so dire, perché ho assaggiato anche questi, cioè nella versione al cioccolato e nella versione normale con cuore di cioccolato. I muffin sono molto grandi, adesso ve ne faccio vedere uno, è così praticamente, per cui grandissimo. E io vi consiglio di provarli perché sono veramente buoni e non hanno neanche troppe schifezze dentro. Poi un'altra novità che ho visto, che mi è costata un patrimonio, cioè io non so, una tavoletta così, quasi 3 euro, ed è questa Ritter Sport vegan con mandorle e quinoa. Mi interessava troppo, ho voluto comprarla, ma è veramente cara. E dentro, vediamo, c'è pasta di nocciole e quinoa. E cacao, pasta di cacao mandorle, pasta di nocciole, lecitina di soia. Sì, non ha schifezze dentro e sono curiosissima, curiosissima di provarla. Poi questi bucaneve però al cioccolato, io non li avevo mai visti, ho deciso di comprarli e li ho mangiati stamattina a colazione dentro il caffè latte e sono buonissimi perché il cioccolato a contatto con il latte caldo si scioglie, che prelibatezza. E poi sono uscite con la scusa del film Justice League, perché io un fan di eroi della DC Comics o Marvel comunque conoscerà, e sono uscite delle tazze dei supereroi con Batman, Wonder Woman e Superman. E io ho preso questa tazza con i cioccolatini con Batman, che è, diciamo, non è il mio preferito. Però è bella, mi è piaciuto un sacco il disegno. Il mio preferito di Justice League è Aquaman, che però non ha nessun simbolo, e quindi niente, se no avrei preso la tazza di Aquaman. E no, però questa è bella e poi l'ho presa per il mio compagno sicuramente non gli piace Aquaman, gli piace o Batman o Superman, per cui ho voluto pensare a lui e gliel'ho presa. È veramente carina. Lui ha un sacco di tazze, neanche una degli Avenger, che è bellissima, gliel'avevo presa sempre con i cioccolatini. E così può essere anche un regalo utile per Natale. Adesso, come al solito, andiamo a aprire la casellina numero 10. La casellina numero 10 dei calendari dell'avvento. Partiamo con Bottega Verde, che io ho già aperto. La casellina numero 10 questa volta l'ho trovata subito. Ed è una cosa per uomo, per cui gliela darò o a mio padre o a mio suocero. Ed è questa, shampoo idratante dopo barba, arricchito con olio d'oliva di Palazzo Massaini. Ho detto giusto. Eccolo qua. E glielo darò, sì, a qualcuno dei miei familiari, mio papà, mio fratello, mio suocero, qualcuno di certo ne farà buon uso. È profumatissimo, io adesso lo apro, vediamo un attimo. Ah, che buono! È proprio profumato e quindi penso che comunque farà piacere a chi lo riceverà. Volevo darlo a mio compagno, ma il mio compagno non si rade con il rasoio, si fa con la macchinetta, per cui a lui non interessa, insomma, no, questo prodotto. E poi apriamo la casellina numero 10 di Sephora, che sono riuscita ad aprire subito. Hola, cos'è questa roba? Vediamo un po'. Sono, eccole qua, delle salviettine struccanti. Bellissime.
Bene, comode, queste non le apro, non le userò e me le metto già nella pochette delle mie mini taglie per quando andrò via in vacanza. E salviettine struccanti fanno sempre comodo, però un po' tirchietti, dai, queste salviettine, queste cosine insulse sui calendari dell'avvento. E poi andiamo da Douglas, casellina numero 10, vieni fuori subito per favore, non farmi diventare il video lungo 3 ore perché non voglio, eccola qua. Wow, nella casellina numero 10 c'è questo mini profumo di Ariana Grande, io adoro le mini taglie, cioè guardate che bello, quanto bello non è questo profumo, lo devo annusare? Un attimo, buono anche, buono, ma non lo userò perché le mini taglie, a meno che non siano doppie, le tengo da collezione, per cui comunque non andrò ad usarlo perché non ho il doppione. Bello, bello. Mi piace questo. E basta, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ovvero domani, perché vi romperò le scatole, perché ogni giorno devo aprire con voi il calendario dell'avvento. So che non ve ne fregherà niente, ma io lo faccio così per passare 5 minuti di spensieratezza e poi comunque io vi segnalo sempre qualcosa di nuovo, non vi faccio mai vedere solo il calendario dell'avvento. Vabbè, ok, non so parlare oggi. Ci vediamo domani. Ciao ciao.